prima di entrare sotto terra, andare sotto, hanno fatto la scuola sopra per un mese così, 2 ore al giorno, per imparare a seguire e capirci tra uno e altro, come si chiamavano gli attrezzi, come ci dobbiamo comportare, se veniva qualcuno, come si salutava, tante e tante cose, no? In tutto, la somma è di 48 ore, la scuola che ci faceva, però in queste 48 ore era 2 ore al giorno, per 20 giorni circa, no? A pala, che si chiama ship, un motorbike si chiama apom, oppure treno si chiama zug, abfahrt dobbiamo andare, o come via Zurich dobbiamo ritornare. C'è un saluto per tutti quelli che eravamo sottoterra, che non ci dobbiamo salutare buongiorno o buonasera, click off, buona fortuna, quello è un saluto. Nella miniera. Poi c'era Santa Barbara, che era la patrona della miniera, quella che noi ci aiutava. E sottoterra c'era la statua di Santa Barbara. Poi sottoterra c'erano gallerie grandi, la centrale sembrava Milano. Poi, facendo il percorso, la centrale si cominciò a finire, la galleria era buio, però lui ci passava per via dei cavi, per via di fila, no? A un certo punto dove c'era il punto di riferimento loro, attorno c'era luce e tutte cose. C'era un telefono, Augusto, se succedeva qualcosa, come ci dobbiamo comportare a scuola, quello che ci facevano prima, si chiudeva una taglia, e allora il telefono era rotto. Abbiamo noi il tubo dell'acqua, zingati, con una mazza o con un martello, oppure con una sbarra di ferro. Quelli ascoltavano, sotto sono là. Oppure se c'era fuga di gas, sopra il telefono, usciamo, lasciare tutto là, quello che abbiamo. Come trovavamo, abbiamo filtro, abbiamo lasciato tutto là, subito via. Per esempio, io dovevo fare un segnale a lei, che lei non doveva venire vicino di me. Parlare, c'era un rumore, non ci potevamo capire. E allora che faceva? Prendeva la lampada e lei ci faceva così, un segnale. Vai indietro. Lei non poteva venire avanti, ma se no ci si fermate. Con la lampadina, ci trovava la lampadina alla destra. Il segnale, no? E allora si fermava. Se ci dice di venire da me, allora. Se deve venire svelto, ci facevo. Ma se deve venire piano, come? Anzi, mio, come? Langsam, come? Quello è un segnale che ci dobbiamo difendere, sia per il pericolo e sia per capirci dove ne troviamo. Perché in miniera non potevamo lavorare da sole, siamo messi in due, a coppia. Perché il lavoro era pesante e erano due. Non potevo reggere una cappa di mano e mettere il puntello. Cioè io reggevo la cappa e quello mettevo il puntello. Però alla rovescia io mettevo il puntello e quello reggeva la cappa. Quando poi si reggeva da sola. Aveva sempre in due e ci dovevamo capire. Quello che diceva lui, all'orto noi principianti, la Germania e del Parà, ci sembrava avere segnale con le mani. Ma però col passare, col tempo, ci siamo imparati.